Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Deo di Hotel Darion e oggi siamo qui per fare un po' spartita di Napoli e Bologna a mente più fredda. Buona festa delle mamme a tutti quanti. Auguri a tutte le mamme in generale. E ragazzi, prima di cominciare sempre con le solite raccomandazioni di iscrizione al canale, mi raccomando, attivate poi la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati. Allora, ragazzi. Napoli-Bologna 0-2. Questo video probabilmente sarà anche un mezzo sfogo perché oggi voglio dire un po' di cose. Premessa, probabilmente uscirà anche un video lungo. Non farò le pagelle oggi perché fare le pagelle oggi vuol dire sparare sulla Croce Rossa. Voglio esordire citandovi dei dati che mi sono segnato. Allora, Napoli-Bologna è la dodicesima partita consecutiva con Calzona dove non arriva la porta inviolata. Calzona ieri ha giocato la sua dodicesima partita da allenatore del Napoli e ha preso la bellezza di 18 gol. Ho segnato solo i dati sul campionato, la Champions esclusa. Questa è la terza sconfitta su 12 partite, quindi Calzona ha perso una partita ogni 4 finora. Questa è la quinta partita consecutiva senza vincere. Abbiamo fatto 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 contro Bologna, Udinese, Frosinone, Empoli e Roma. La media punti di Calzone attualmente è di 1,25 ed è uguale alla media punti di Mazzarri. E adesso arriviamo al dato più bello di tutti, perché è ufficiale, è matematicamente fatta. Il Napoli 2023-2024 è la squadra campione d'Italia peggiore della storia della Serie A perché la proiezione massima di punti è di 57, al momento stiamo a 51, vincendo tutte e due le partite contro Fiorentina e Lecce, cosa impossibile, è già tanto se faremo un punto nelle ultime due. Comunque, nella migliore delle ipotesi andresti a 57 punti. Nella storia della Serie A soltanto il Toro, diciamo, la squadra che ha fatto meno punti in generale nella storia della Serie A è stata il Torino, nella stagione 1949-1950, dove fece appena 58 punti, però bisogna segnalare che all'epoca c'erano i 2 punti per vittoria. Poi mi sono segnato un'altra cosa, il Napoli 2007-2008, quindi il Napoli che era appena salito in Serie A, fece 50 punti e andò in Intertoto. Il Napoli successivo, 2008-2009, fece 46 punti, quindi a oggi il Napoli, diciamo, peggiore dell'era De Laurentiis è il 2008-2009 che fece 46 punti. Questo Napoli, tanti anni dopo e con uno status decisamente migliore di quello di allora, ha fatto appena 5 punti in più rispetto al Napoli peggiore di ADL negli ultimi 20 anni. Ecco, quindi questa è un po', no, la panoramica per quanto riguarda i dati. Allora, per quanto riguarda la partita, ragazzi, io ieri, diciamo, devo un po' correggere il tiro per quanto riguarda il post partita di ieri. Post partita poi era un mezzo sfogo a caldo. Oggi ho fatto una cosa da masochista, mi sono rivisto la partita. Me la sono rivista proprio con calma, senza il pensiero del risultato. Ragazzi, io ho visto una squadra impotente. Ecco, il Napoli oggi è impotente. Ho visto giocatori che provavano a fare qualcosa, ma non ci riuscivano. E la cosa ancora più brutta è che vedevo un Bologna che andava al 20% delle sue potenzialità. Cioè, il Bologna ieri, ragazzi, non si è dovuto proprio impegnare per batterci. Ha dovuto fare proprio il minimo indispensabile. Il Bologna ieri, se avesse fatto il Bologna, avremmo preso forse 6, 7, 8 gol in più. Cioè, appena hanno fatto il 2-0, il Bologna ha chiuso gli ormeggi, ci ha lasciato il pallino del gioco consapevole che non avremmo fatto niente, cosa che poi è successa. L'anno scorso facevamo paura a tutto il mondo, nessuno voleva giocare contro di noi. Oggi è totalmente il contrario, chiunque vuole giocare contro di noi e chiunque è consapevole del fatto di poter portare a casa una vittoria contro di noi. Siamo la squadra a cui oggi, l'anno scorso, suscitavamo negli avversari paura. Quest'anno suscitiamo pietà. Però una cosa su cui voglio essere chiaro è che io seriamente ripartirei soltanto da due, massimo tre persone, anzi forse soltanto due, Lobotka e Kvaratskhelia, perché Lobotka ieri, ragazzi, quel video subito dopo la fine della partita, dove Lobotka piange,
Ecco, quel video secondo me è proprio la conferma che sto ragazzo se l'è proprio tatuato sulla sua pelle la maglia del Napoli. E Kvara è uno che comunque non molla mai. Kvara, veramente, ragazzi, è frustrato. È frustrato. Vorrebbe sistemare le cose, ma non ci riesce e si incazza e si. Ed è pieno di frustrazione. Poi l'ammonizione che è stata data ieri a Kvara, veramente, veramente senza vergogna. Poi vabbè, lo sappiamo, gli arbitri quando hanno la possibilità di affossarci non ci pensano su due volte. Kvara e Lobotka, gli unici che mi rappresentano in questo momento. Ecco, ieri usai una parola, una frase forte: non mi sento rappresentato da nessuno. E da nessuno intendo SSC Napoli, quindi da De Laurentiis fino all'ultimo dei magazzinieri. Devo modificare questa frase. Non mi sento rappresentato da nessuno al di fuori di Lobotka e Kvara, perché sono gli unici che stanno dimostrando di tenere veramente la maglia. Di Lorenzo, ragazzi, non può fare il capitano. È un ragazzo per bene, con tutto quello che volete. Si fa sopraffare da tutto, cioè lui si fa ingoiare, si fa fagocitare da tutto quello che succede attorno a sé. Di Lorenzo non è un leader, non è un leader, e quest'anno è stato questo il problema, perché tu, caro De Laurentiis, che in questi 20 anni hai dimostrato di essere un prenditore e non un imprenditore, perché io gli imprenditori veri li vedo nei percassi che costruiscono lo stadio, che costruiscono la squadra Under 23, che allestiscono un vivaio che è tra i migliori in Italia. Considero imprenditori Friedkin, considero imprenditori quelli della Juventus, che addirittura creano lo Juventus Creator Lab, gli unici ad aver fatto, che hanno un J Medical, un J Hotel, loro sono imprenditori. Tu, caro De Laurentiis, non sei un imprenditore, perché in 20 anni non hai fatto uno stadio, non hai fatto un centro sportivo, non hai fatto una sede legale per il Napoli, hai abbandonato la primavera a se stessa, non hai costruito niente. Niente, campi soltanto ed esclusivamente col player trading, e questo non è un ragionamento da imprenditori. E oltre a questo, quest'anno hai, vabbè, questa è una cosa che si sa, è risaputa, però quest'anno hai veramente dato sfoggio del tuo ego. Hai privato il leader a questo gruppo, che era Spalletti, perché purtroppo, ragazzi, questa squadra. Allora, io ieri mi sono scagliato contro i calciatori, no? Però deve essere chiara una cosa, perché io cioè, dovrei sempre ripeterlo, però chi mi segue da mesi lo sa che per me il colpevole numero uno è soltanto uno, De Laurentiis, perché Spalletti era il leader di questo gruppo, era lui che incarnava la figura del leader carismatico, perché Spalletti è riuscito a entrare nelle teste dei calciatori e li ha convinti di essere forti. Spalletti ha voluto lo scudetto l'anno scorso. Tu, De Laurentiis, non hai voluto lo scudetto perché un presidente che pensa soltanto a tagliare il monte ingaggi non vuole vincere, perché non si vince tagliando il monte ingaggi. De Laurentiis fa sfoggio del suo egocentrismo, decide di non prendere un direttore sportivo perché deve farlo lui, va a prendere un allenatore che adesso stanno uscendo fuori tutte le vedovelle di Garcia. Va bene, poi lo vai a sostituire con un dinosauro come Mazzarri. E poi prendi un Calzona che ha dimostrato abbondantemente di dover fare ancora tantissima esperienza. Perché un Calzona, ragazzi, non è un allenatore. Non lo è. Io non capisco veramente la gestione che sta portando avanti. Io perché continuo a vedere certi giocatori in campo? Perché comandano loro. Cioè, io sto avendo questa percezione dall'esterno. Sto avendo la percezione che Calzona, lo spogliatoio, non conta niente. Perché continuo a mettere sempre gli stessi e non mi metto a fare nuovi, perché tanto li sapete quali sono, non c'è bisogno che li continui a nominare. Continuo a mettere gli stessi, continua a andare avanti con un modulo che non è adatto alla formazione che mette ogni domenica, perché io un Kaiuste Mezzala non lo posso vedere, ma non perché Kaiuste è scarso, perché non è il suo ruolo. Continua a vedere dei cambi che non hanno senso di esistere. Continua a vedere una non lettura del gioco durante la partita. Quindi Calzona ha abbondantemente dimostrato di non essere un allenatore. E quindi tu, De Laurentiis, tu e soltanto tu hai veramente distrutto tutto. Prego tutti i santi che ci sono in paradiso affinché tu abbia capito gli errori che hai fatto, gli sbagli che hai fatto.
Perché se non l'hai capito, ragazzi, siamo nella merda. E lo dico proprio oggi video senza filtri. Siamo nella merda. Torneremo nell'anonimato. Torneremo nell'anonimato perché intanto la Serie A sta diventando sempre più competitiva. Stanno arrivando imprenditori molto più ricchi di De Laurentiis e che hanno delle idee molto più moderne e che hanno voglia di imporsi nel panorama calcistico italiano. Ad esempio il Como, il Parma, che ha comunque una proprietà più ricca di De Laurentiis. Se non sbaglio, oggi De Laurentiis nella classifica della Serie A è quindicesimo per disponibilità economica, quindi fatevi un po' il calcolo. E quindi il serio rischio nel prossimo futuro di tornare nell'anonimato e di veramente salutare la Champions League c'è. Cioè, perché tu quest'anno, abbiamo visto, no? Allora, Inter, Juve e Milan non li cito nemmeno perché quelle sono le tre big e non le devi proprio prendere in considerazione. Quindi già tre posti sono occupati. Poi c'hai per 1/2 posti, perché poi ogni anno bisogna vedere il quinto posto. Atalanta, Roma, Lazio, Fiorentina, Napoli. Poi io nel prossimo futuro ci metto anche il Como, perché secondo me il Como viene in Serie A per fare la voce grossa. Ci metto anche il Parma. E poi vabbè, mettiamoci il Monza, il Torino. Comunque, la Serie A diventerà molto più competitiva nei prossimi anni. La preoccupazione per il Napoli in futuro ci sta. Ci sta e come? Perché se De Laurentiis non capisce che deve cambiare la struttura societaria inserendo un direttore generale che fa le veci della proprietà, inserendo un direttore sportivo che si occupa della zona appunto del mercato e che si occupa di fare appunto la squadra, inserendo una vecchia bandiera del Napoli che fa il collante tra spogliatoio e la dirigenza. È cosa più importante, ecco, la cosa principale che mi stavo dimenticando. De Laurentiis deve farsi i fatti suoi. De Laurentiis deve fare il presidente. Presidente cosa fa? Mette i soldi. Delega tutto il suo lavoro a chi ne sa molto di più di lui, perché io voglio battere forte su questo punto. Nella dirigenza attuale non ce n'è uno che sa di calcio. De Laurentiis non sa niente di calcio. Chiavelli non sa niente di calcio. Valentina De Laurentiis non sa niente di calcio. Jacqueline non sa niente di calcio. Edoardo non sa niente di calcio. Nessuno sa niente di calcio in questa dirigenza. De Laurentiis in questi anni ha fatto bene perché si è affidato a gente che di calcio ne sa a palate. Marino, Bigon, Giuntoli, Benitez, tutta questa gente. Non devo stare qui a spiegarvi cosa ha fatto, no? Quindi, se De Laurentiis non capisce tutte queste cose bellissime, io non ho veramente nessuna speranza per il futuro. E poi un'altra cosa che ho capito è che come allenatore, serve uno come Conte. Serve uno come Conte perché a questi ragazzi, che penso che la maggior parte resteranno, perché ragazzi, fare una rivoluzione io non la vedo proprio impossibile. Innanzitutto perché Napoli storicamente è lentissimo sul mercato e cambiarne 7-8 titolari con annessa panchina in 2 mesi e mezzo la vedo impossibile. E poi bisogna anche fare ragionamento, un altro tipo di ragionamento. Questi giocatori hanno delle offerte. Perché poi io sto sentendo in giro, si sta facendo autogestione, questa squadra sta giocando contro la società. Ragazzi, se giocano contro la società fanno in primis male a loro stessi. Perché i calciatori nel 2024 sono industrie e se fanno male sono i primi a subirne le conseguenze. Secondo voi, senza nemmeno la conference, questi giocatori non subiranno dei danni in primis verso loro stessi? Lo subiranno. Chi si prende questi giocatori dopo un'annata del genere dove non vai nemmeno in conference? Mario Rui, che ha 33 anni tipo e ha un contratto importante, chi se lo piglia? Juan Jesus, che ha 33 anni e che ha un contratto importante, chi se lo piglia? Rachmani, che ha 31 anni e ha un contratto importante, chi se lo piglia? Anguissa, che ha un contratto importante, chi se lo piglia? Politano, che ha appena rinnovato ed è diventato oggi il giocatore più pagato del Napoli, chi se lo piglia? Di Lorenzo, che ha appena rinnovato ed è uno dei giocatori più pagati del Napoli, chi se lo piglia? Abbiamo delle situazioni contrattuali a oggi che come fai a risolvere?
specialmente senza nemmeno la conference. Cioè, la percezione che c'è a oggi del Napoli a livello europeo, cioè, perderà tantissimo appeal, non solo nazionale, ma soprattutto internazionale. Cioè, tu quest'anno hai voluto lanciare lo slogan From Napoli to the World, ma dove cazzo sta questo slogan? Dove cazzo sta? Non c'è da nessuna parte, è diventato soltanto uno slogan pubblicità. Dove cazzo sta il From Napoli to the World? Noi siamo From Napoli to Napoli, ci siamo fermati lì. Milioni di tifosi all'estero che non vengono minimamente cagati. In Napoli, ragazzi, quest'anno si è fatta terra bruciata da sola. E ce ne vorrà adesso per risalire. Ce ne vorrà. Ma voi pensate che l'anno prossimo si fa la squadra per tornare in Champions? Siete molto ottimisti. Ricordatevi quello che vi ho detto prima: la Serie A diventerà sempre più competitiva, specialmente con Roma e Atalanta che vanno in Champions, la Champions più ricca di sempre. Se dai questi soldi a un agente minimo competente, tu la Champions League la saluti. Non so per quanti anni, ma la saluti già l'anno prossimo. Noi l'anno prossimo, se andremo in Conference in Europa League, dovete festeggiare. E non sto scherzando. Dovete festeggiare e non dovete fare gli schizzinosi. No, io in conference non ci voglio andare perché la coppa dei falliti. Questi ragionamenti non vanno più fatti. Dobbiamo un po' abbassare le ali come tifosi, come pretese. Perché il Napoli, in primis, come società, sta dimostrando di volersi ridimensionare. Perché dal punto di vista dell'appeal internazionale ti sei fatto terra bruciata da solo. A livello comunicativo, merda sei stato finora e merda continuerai a esserlo. Poi questa cosa generata del silenzio stampa. Ecco, no, mo sul silenzio stampa, no, voglio un attimo, no, perché poi bisogna parlarne di sta cosa. Allora, io adesso voglio un attimo cambiare scena. Allora, nel post partita a DAZN va a parlare Lombardo, ok? Sentite cosa dice. Ma allora, innanzitutto scusarci con i media per il silenzio stampa, che però diciamo è un'eventualità prevista in alcune situazioni, quindi lo abbiamo deciso, lo ha deciso l'allenatore, il gruppo squadra, il presidente De Laurentiis ha accettato naturalmente la decisione. Il silenzio stampa lo ha voluto Calzona coi giocatori. Cioè, questa è l'ennesima conferma che la società a livello, cioè, non vale niente. Vige l'anarchia più totale oggi nel Napoli. Ognuno fa il cazzo che gli pare. Il momento è complicato, qualcuno dirà non ci vogliono mettere la faccia, no, non è questione di metterci la faccia, anche perché Calzona parla ogni settimana. Calzona parla ogni settimana. Dove? Che non fate più le conferenze pre-partita. Dove? Dove parla ogni settimana? Nelle post partita dove non dice mai niente perché le domande fanno cagare? Quando parla? Ci saranno momenti a breve per poter parlare con i media, quindi la prima cosa è scusarci per questo silenzio stampa. Poi è chiaro che è un momento complicato, dispiace soprattutto per i tifosi, per la società naturalmente, per i tifosi che sono i clienti di una squadra di calcio, i supporter, l'anima, il cuore. I tifosi sono clienti. Questo siamo per De Laurentiis. Siamo dei clienti. Siamo dei clienti a cui va prosciugato il portafoglio. Clienti che ieri allo stadio hanno abbondantemente fatto capire, no? La curva A che dice Aurelio vendili tutti, la curva B che dice De Laurentiis figlio di vattene a Bari. E come dice il detto, il cliente ha sempre ragione. Siamo dei clienti, per questa società siamo dei clienti. Non ho mai sentito da Percarsi definire i propri tifosi clienti. Io non ho mai sentito da parte di Friedkin parlare di clienti. Io non ho mai sentito da parte di Marotta, della dirigenza della Juve, dell'Inter, del Milan parlare di clienti. Io non ho mai sentito da Commisso parlare di clienti. Questa è la considerazione che abbiamo, diciamo, che la società ha nei confronti dei propri tifosi. Siamo dei clienti a cui vanno svaligiate i portafogli, le casse. Di una squadra di calcio, non ci sarebbero squadre di calcio se non ci fossero i tifosi. Noi ne abbiamo tantissimi, abbiamo decine di milioni di tifosi nel mondo, non solo quelli che vengono a vedere la partita, e quindi quando ci sono situazioni di questo tipo, la tristezza, il dolore, la delusione è per tutti. Federica, che è un'attrice del nostro film, lo sa in prima persona. Poi giustamente bisogna fare la marchetta al film perché quello è importante. Andate a vedere il film così facciamo altri soldi. Poi, ecco.
Questo è quanto. Questo è stato l'intervento di Lombardo nel post partita. Ragazzi, questo siamo. Quanto sono stato ingenuo quest'estate. Quanto sono stato ingenuo. Quanto sono stato illuso. Io sono stato illuso quest'estate. Perché speravo che lo scudetto fosse l'inizio di un qualcosa. Fosse l'inizio di magari una società che capisse veramente che bisognava fare il salto avanti. E invece abbiamo fatto 50 passi all'indietro. La società, in primis De Laurentiis, se non capisce che deve evolvere la sua mentalità e deve capire che non è più il calcio degli anni 90, dove c'è il padre padrone che comanda tutto. Allora veramente siamo finiti. Il Napoli tornerà a essere una squadra mediocre, uscirà fuori dai fari più importanti dell'Europa, perderemo appeal internazionale, perderemo appeal nazionale, rimarrà solo l'appeal locale, che è un appeal schifoso perché abbiamo giornalisti a Napoli che veramente sono lo schifo più totale. Lo scudetto quest'anno, vedete, ha fatto ritornare alla luce il vero problema del Napoli, la società che ha volutamente deciso di non fare il salto avanti. Tutti quelli che dicono vendi e vattene, Aurelio, vendi e vattene. Posso essere anche d'accordo con voi, ma la domanda che io faccio a tutti voi che giustamente volete della Ventis via. Cioè, chi viene? Se deve venire uno simil Cellino, Ferrero, Lotito, mi tengo tutta la vita a DL con tutti i suoi difetti. Perché almeno con ADL ho la certezza, innanzitutto, di non sparire come nel 2004, perché la legge una cosa buona ce l'ha, ed è l'oculatezza economica. Arriva uno sceicco che è seriamente intenzionato a investire sul Napoli e che vuole rendere Napoli grande. Sono con voi. A me questo preoccupa, cioè chi viene dopo De Laurentiis? Che poi bisogna vedere se vende. Siete convinti che lui non metterà in mezzo i figli? Non cederà il Napoli a Edoardo? Ragazzi, Edoardo presidente del Napoli. Mi metto a piangere se succede. Che Edoardo, ho la netta sensazione che sia decisamente peggio del padre. Lo vogliamo dare a Luigi, che è stato obbligato ad andare a Bari e che lui non voleva entrare nel mondo del calcio. Lo hai obbligato e adesso si sta prendendo la merda per colpa tua a Bari? Vogliamo darla a Valentina, che forse è l'unica speranza che ho nella famiglia De Laurentiis? Ecco, quindi il discorso è bello ampio, però la cosa certa è che la società quest'anno ha dimostrato ampiamente di essere una società che è rimasta bloccata nel passato. Quindi io, finché non vedrò una struttura societaria ben definita, finché non vedrò un presidente che decide di fare solo il presidente, ecco, un'altra cosa, no? Ma voi quante volte all'anno sentite parlare Percassi? Quante volte all'anno sentite parlare i Friedkin? Quante volte all'anno sentite parlare Zhang? Quante volte all'anno sentite parlare, come si chiama il presidente della Juve? In questo momento non me lo ricordo, però quante volte sentite parlare i proprietari delle varie squadre di Serie A? Quante volte? Io Percassi la prima volta l'ho sentito l'altro giorno dopo la partita contro il Marsiglia. Quante volte parlano questi proprietari? Una? Due? In tutta la stagione? Magari si fanno vivi quando c'è appunto un qualcosa di bello da festeggiare, come ad esempio Zhang dopo lo scudetto, oppure quando la situazione è tragica. De Laurentiis quante volte parla all'anno? E quante figure di merda ci fa fare all'anno? A voi la risposta. Quindi ragazzi, io finché non vedo una società che decide di fare le cose seriamente e che decide di rendersi più moderna, non ho assolutamente più nessuna. Sarò pessimista fino al midollo, sappiatelo. Il credito è finito, è definitivamente finito, e adesso per guadagnarselo nuovamente bisogna fare veramente cose importanti. No, ovviamente non sarò una 16 fino al midollo a prescindere, io do sempre il beneficio del dubbio e do sempre l'attesa, ecco, perché è giusto darla. Però ad adesso non si scherza più. Struttura societaria ben delineata e fatta su più strati. Presidente che delega e fa solo il presidente, cioè metti i soldi, deleghi, ti fai vivo quando è necessario
E poi a fine stagione, se le cose sono fatte bene, vai a confermare tutti quelli che hanno lavorato e li ricompensi con dei rinnovi, perché anche quello non è stato fatto quest'anno. Se invece va tutto male, licenzi, metti qualcun altro e si ripete. Questo deve fare il presidente e nient'altro. Struttura societaria definita? Bene, si passa allo step successivo. Direttore sportivo. Gli affidi le chiavi della squadra e non ti devi mettere in mezzo. Se lavora bene, lo confermi. Se lavora male, lo cacci. Allenatore che lavora in simbiosi col direttore sportivo e che deve proseguire la filosofia societaria. E sarebbe cosa buona e giusta fare una conferenza stampa appena nominato l'allenatore, dove lo difendi e dove dici: ragazzi, questo è l'allenatore per i prossimi 3 anni e non voglio sentire nessuno che lo critica. Sarebbe cosa buona e giusta fare una conferenza stampa dove lo difendi, dove chiarisci i tuoi obiettivi, perché ci vuole trasparenza. La comunicazione deve essere trasparente. Io devo capire quali sono le tue intenzioni e, cosa più importante, le devi dire bene. Non mandando a fanculo ogni 3x2 qualcuno, dove devi dare lo Juventino a qualcuno. Trasparenza nella comunicazione, soprattutto comunicazione seria. Seria! Quindi, detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti. Scusate per lo sfogo, ma lo dovevo fare, lo dovevo fare. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Forza Napoli sempre! Ma io da tifoso e da cliente, visto che sono tuo cliente, pretendo il massimo. Pretendo che la società faccia il suo lavoro bene. Poi se gli altri hanno fatto meglio di te e meritano di stare davanti a te, è un altro paio di maniche. Ma tu non devi regalare niente a nessuno, perché il Napoli quest'anno ha regalato, sin dal giorno della premiazione, dove la famosa frase: questa squadra puoi allenarla anche tu. Basta, non voglio dire nient'altro. Iscrivetevi, che è totalmente gratis, e attivate anche la campanella. Alla prossima.